Io sono fuoco, io sono morte, io sono Smaug. Allora, ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova recensione. Il film di oggi probabilmente è il film più atteso dell'anno per alcuni, per altri invece no, molti lo diranno, molti lo amano, molti sono così e così, ed è Lo Hobbit, il secondo capitolo, La desolazione di Smaug. Però voglio perdere 2 minuti per parlare del primo capitolo. Il primo capitolo che ho visto qualche giorno fa in edizione estesa, Un viaggio inaspettato, era il primo capitolo dell'Hobbit. La versione cinematografica durava 2 ore e 45, quella stessa 3 ore e 5, quindi sono tipo 17 minuti, una cosa del genere. Comunque, il primo capitolo mi era piaciuto ai tempi al cinema l'anno scorso quando lo vidi. Mi era piaciuto perché? Perché c'era coerenza nella trama e nonostante c'erano alcuni punti morti, non era paragonabile assolutamente a Signore degli Anelli, c'era molta meno epicità, ma c'era un aspetto visivo talmente potente, un'ottima colonna sonora, che non potevi odiare quel film. Sì, forse accadevano poche cose, forse era un po' tanto un epilogo, cioè si vedeva proprio che era l'inizio di una trilogia, è come se avessero voluto spiegare tutto in quel film, cioè è come se fosse un film di spiegazione per poi aspettare di far partire la vera e propria storia, diciamo, che è col secondo, appunto, con questa Desolazione di Smaug che è uscito l'altro ieri nelle sale, appunto si afferma l'inizio della vera storia dell'Hobbit. Perfetto, a me era piaciuto, la versione stessa funziona tanto, non si nota particolarmente chissà che cosa rispetto alla versione vista al cinema, c'è qualche scena in più ovviamente, però non è niente di eccezionale. Comunque mi era piaciuto. In quel caso Light Frame Rate 3D, l'HFR 3D, che per chi non lo sapesse è il nuovo 3D che alcune sale in Italia, non molte, hanno adottato, che praticamente non è altro che un proiettore a 48 frame per secondo, quindi l'immagine risulta più realistica, molto più fluida e quindi può provocare un senso di immersività maggiore. Molti si sono sentiti male addirittura durante le proiezioni, ho saputo di persone che hanno vomitato durante le proiezioni, però la maggior parte delle persone che l'hanno visto ne hanno parlato abbastanza bene. Dunque, film di oggi, 2013, per la regia di Peter Jackson, ed è Lo Hobbit, La desolazione di Smaug, secondo dei 3 capitoli appunto della saga, della seconda saga, seconda trilogia dopo quella del Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson, tratta dai racconti di J.R.R. Tolkien. Il primo capitolo della saga quindi mi era piaciuto molto, e guardando questo secondo capitolo mi piace ancora di più, perché questo secondo non mi ha fatto impazzire, ci sono delle cose che mi hanno veramente dato fastidio, però la cosa che non funzionava del primo è che nonostante c'era comunque omogeneità nella trama, c'era comunque una storia che comunque funzionava, cioè nonostante c'erano molte scene di camminate che più di una volta erano ripetitive, infatti per 2 ore e 40 ci sono molte scene di camminate molto inutili, nonostante ci avesse molti paesaggi e cose varie, ma anche dialoghi ben potenti, belle situazioni, però mancava l'azione, mancava, tranne nella parte finale, quell'azione che dici wow, sto veramente vedendo una cosa, una creatura che fa parte del mondo dei Signori degli Anelli, che come azione era il numero uno. Quindi mancava quello, e quell'azione che c'era nel primo era poca e non era molto entusiasmante. Peter Jackson con questo secondo capitolo, quando riguarda l'azione, si fa perdonare, però peccato che si dimentichi di dare una coerenza a tutto il resto del film. Parto subito dai pregi, che il film pregi ne ha veramente tanti. La desolazione di Smaug è un film potentissimo, veramente potente dal punto di vista dell'intrattenimento rispetto al primo capitolo per quanto riguarda appunto le cose che accadono, soprattutto appunto per quanto riguarda l'azione. Peccato che manchi quel qualcosa però che invece Un viaggio inaspettato aveva. Un viaggio inaspettato come trama era molto più genuino, molto più realistico. Qui sembra che Peter Jackson abbia preso un sacco di sequenze d'azione, le abbia appiccicate tutte e abbia riservato quello spazio che di solito è dato soltanto per diciamo per spiegare i personaggi, che cosa hanno, come sono fatti, la caratterizzazione dei personaggi, praticamente qui viene meno, ma non perché nel primo capitolo già si era detto tutto e qui te ne sei fregato, proprio per quello che fanno in questo film, nelle cose che appunto c'entrano con la trama di questo secondo capitolo. Secondo me non riesce ad attenzionare bene i personaggi come avrebbe dovuto fare.
Il film dal punto di vista visivo è proprio una meraviglia. Il film è un mare di meraviglie visive incredibili. C'è una CGI che è magnifica, non ho mai visto forse negli ultimi anni una CGI così perfetta. C'è anche l'immersività che ha Peter Jackson nel rappresentare gli ambienti che sono finti, sono fatti col green screen, però sembrano realistici, sembrano veri, gli effetti speciali sono ottimi. Quindi cos'è il difetto? Che quello che dicevo prima, perché manca genuinità nella trama? Perché secondo me io avevo una paura quando ho saputo che facevano il film dell'Hobbit. Il libro dell'Hobbit è di 400 pagine, perfetto, quindi non è come Il Signore degli Anelli che era non so quante pagine, comunque hanno dovuto togliere un sacco di cose. Cosa succede? Peter Jackson decide di realizzare con un libro di 400 pagine tre film da 3 ore l'uno, durano 2 ore e 40, ma comunque sono state fatte le versioni estese che poi usciranno nelle versioni on video, che comunque le parti estese sono state tagliate e poi verranno inserite. Comunque lui ha girato 3 ore circa, forse più assai, forse di più, non si può dire più assai, forse di più rispetto appunto di com'era in realtà. Ed era difficile, secondo me, avevo questa paura. Veramente Peter Jackson riuscirà per tre film, 3, 6, 9 ore, anche di più, a realizzarmi una trilogia che non abbia mai dei punti morti, delle cose, delle scene che magari capisci che sono messe lì soltanto per allungare il brodo e per fare minutaggio? Era difficile. Nel primo capitolo si vedeva questa cosa, anche se funzionava. Qui purtroppo si nota che Peter Jackson nella trama non ha saputo ben strutturarla, secondo me. Anche la sceneggiatura che è scritta a 8 mani, lui, Guillermo del Toro e altri due, non si riesce mai a percepire non tanto epicità, perché già che il film non è, che la trilogia questa qui non sia epica, lo si era capito dal primo capitolo, assolutamente, lo si era già capito. È più epico per quanto riguarda le scene d'azione, soprattutto quella con Dago Smaug, però per quanto riguarda appunto la struttura generale di tutto il film, non siamo di fronte a un qualcosa di talmente incredibile, ad una sceneggiatura ben scritta. Secondo me ci sono delle falle enormi, non parlo di buchi, parlo di cose che vengono quasi come spiegare, cioè alcune scene vengono messe in scena in maniera vuota, vaga, incompleta, quasi smarrita, cioè si nota, quando si vede appunto la struttura della trama, si nota un'inevitabile pesantezza nel raccontare gli avvenimenti di questa trama, che per carità anche nel primo film c'era questo difetto, solo che in quel caso, nonostante la trama aveva dei punti morti, riusciva comunque a combaciare questi punti morti, riuscivano comunque a combaciare con tutto il resto della trama, che comunque funzionava. Qui purtroppo è questo a non funzionare, il resto della trama, e quindi quelle sequenze d'azione che nel primo c'erano e che qui potevano aiutare il film, qui lo aiutano, la CGI spaventosa, le ottime sequenze d'azione, ma qui, siccome anche le stesse queste sequenze d'azione, per quanto siano fenomenali, a volte sembrano esagerate, si nota che in alcuni frangenti queste scene d'azione sono quasi fastidiose, non tanto, però che provocano quel senso di ok, basta, ma c'è una stanchezza quasi visiva, ed è questo che non funziona tanto in L'Hobbit, la desolazione di Smaug. La CGI è incredibile, c'è un crescendo di creature, di creature appunto che Peter Jackson mette sullo schermo, di elementi appunto, di molti aspetti visivi, molte trovate visive, che trovano l'apice nella cosa migliore del film. Tu non puoi, questo film non può non piacerti per tutti i difetti che ha, per Smaug. Smaug è il migliore drago che io abbia mai visto su uno schermo cinematografico, ed è un drago che non è bello soltanto dal punto di vista della rappresentazione visiva, cioè di come si vede, di quanto sembra realistico, che sembra vero, è incredibile, ma con il carisma che ha, il modo in cui il personaggio è stato messo in scena, ma è stato creato. È un personaggio perfetto, spaventoso, veramente ben fatto, e Luca Ward, che lo doppia in italiano, riesce a realizzare un ottimo doppiaggio. E non so, chissà cosa avrà combinato Benedict Cumberbatch nel doppiaggio originale, infatti sono molto curioso di vederlo in lingua originale per vedere il lavoro che ha fatto Benedict Cumberbatch. Comunque spaventoso anche Luca Ward, funziona molto il doppiaggio anche di Luca Ward. C'è un aspetto sonoro molto potente, l'audio riesce a far tremare ogni singola poltrona del cinema. Appunto ieri
Il cinema tremava con ogni battito d'ali di Smaug, con ogni vampata di fuoco, con appunto quei bassi potentissimi che appunto facevano vibrare il cinema. Cioè, l'aspetto sonoro del film è veramente potente. Purtroppo, e dico purtroppo perché è una delle cose per cui aspetto questo film per tutto l'anno, è l'HFR 3D, che se nel primo era una cosa pazzesca, il primo HFR 3D del primo L'Hobbit, che è stato il primo film a essere girato in HFR 3D, e gli unici sono stati i tre della trilogia dell'Hobbit, e poi saranno Avatar 2, 3 e 4, probabilmente non è ufficiale. Se nel primo capitolo l'HFR 3D metteva in risalto maggiormente rispetto ad altri 3D i colori, i dettagli, tendeva anche a immergere lo spettatore all'interno della vicenda, qui tutto questo non accade, ma se accade, quel poco che accade appunto è in maniera minore, la luminosità del film diminuisce e a certe circostanze tu pensi che non sia più neanche Peter Jackson alla regia, c'è un cambiamento di fotografia, di regia, non tanto per i toni del film che cambiano, ma proprio di messa in scena che dal primo al secondo cambiano, nello stesso identico cinema in cui ho visto lo stesso film l'anno scorso e questo film quest'anno, c'è stato un cambiamento proprio di stile da parte di Peter Jackson, quasi che in alcune circostanze anche alcuni movimenti di camera non sembravano suoi, c'erano alcune cose che nell'Hobbit più vecchio aspettato non c'erano, c'erano dei filtri, dei colori che, ripeto, non è il fatto che la storia è più cupa e quindi ti puoi permettere di creare una fotografia totalmente differente, qui è proprio come se fosse stato girato da un altro regista, questa cosa va a intaccare la qualità e lo sfruttare l'HFR 3D non funziona, e i dettagli sono spettacolari, non ne parliamo, l'alta definizione per essere messa in come fa l'HFR 3D a mettere in evidenza non ci riesce nessuno tutt'oggi. Peter Jackson però purtroppo stavolta, forse perché si è reso conto che la fotografia del film era la fatta più cupa, quindi che non è riuscito più a dare quella esagerata immersione visiva, preferisce dare più spazio ai pop-up, agli effetti che escono fuori dallo schermo, cosa che nel primo c'erano ma molto molto di meno, qui 2-3-4 volte ci sono questi pop-up, quindi ti rendi conto che forse ci esagera un po'. Questo HFR 3D purtroppo non trova una giustizia adeguata di quello che questa tecnologia può fare, e l'abbiamo visto con il primo capitolo, perché nel primo capitolo questa tecnologia si è visto che riusciva a fare qualcosa. Il film, cioè questo HFR 3D non riesce ad essere sfruttato appieno, tranne che in due scene, la scena, per non fare spoiler, la fuga del regno degli elfi di loro durante appunto nel lago, quando loro sono con i barili e cominciano a scappare, lì l'HFR 3D, oltre alla regia funzionante di Peter Jackson in quell'aspetto, funziona, mi è piaciuto l'HFR 3D lì, anche se comunque, nonostante sia luminosa come scena, mantiene sempre quel filtro che secondo me con l'HFR 3D non trova giustizia, non che non ci stesse, per quanto riguarda il film in generale, parlo proprio per quanto riguarda l'HFR 3D, proprio in alcune circostanze questo tipo di filtro non funziona per il film. E poi quando c'è Smaug, non tanto nella scena che lì purtroppo, siccome è una scena scura, non riesce ad essere messa in risalto con questo HFR 3D, però quando c'è il primo fuoco che viene sputato da Smaug, ti senti veramente arrivare il calore addosso e squagliare in tutti gli utensi. Per quanto riguarda poi altre cose, la colonna sonora, se nel primo questa colonna sonora accompagnava molto il film, lo aiutava, lo mandava avanti, la colonna sonora che nel primo, ricordiamo, aveva tutti quei temi del Signore degli Anelli, più il canto dei nani che è stato introdotto con il primo L'Hobbit, funzionava molto. Qui nel secondo capitolo non è così incisiva questa colonna sonora, è più spenta, quasi casuale, poco mordente. C'è la scena in cui Bilbo si mette l'anello e parte la musichetta solita dell'anello, che per il modo in cui è messa in scena ti sembra quasi forzata in alcune circostanze. E il punto più alto, in maniera forse assurda, la colonna sonora lo trovano i titoli di coda, con la canzone I See Fire di Ed Sheeran, non so precisamente come si dica, mi dispiace. E peccato per questa cosa. Poi i personaggi, allora, più o meno sono tutti ben caratterizzati, sono tantissimi i personaggi, però alcuni vengono veramente trattati con poca cura. Non parlo di Martin Freeman, di Bilbo Baggins, che è ancora una volta magnifico, perché io ho mai capito che Bilbo Baggins è Martin Freeman, Martin Freeman è Bilbo Baggins, lui è incredibile.
il rapporto che ha Bilbo con l'anello viene molto più sviluppato rispetto al primo capitolo, anche se ancora non vediamo l'attaccamento quasi morboso che ha avuto, che si è visto appunto nel Signore degli Anelli tra Bilbo e l'anello. Quindi capace che probabilmente, spero che nel terzo capitolo questo, non so come vada nel terzo capitolo la storia, però spero che questo rapporto vada comunque a svilupparsi, e quindi come vorrei che si creasse, diciamo, un trade union tra il Signore degli Anelli, tra l'ultimo L'Hobbit e poi la saga del Signore degli Anelli, che in ordine cronologico il Signore degli Anelli viene dopo L'Hobbit, quindi L'Hobbit è tutto e per tutto un prequel. Poi c'è il personaggio di Gandalf, di Ian McKellen, che è non funziona per niente, è messo lì che è quasi di contorno, si vede insieme, non un quarto d'ora di film, no, quarto d'ora no, esagero, troppo poco, magari in 25 minuti, mezz'oretta, su 2 ore e 45, è messo di contorno e caratterizzato male. A un certo punto il film se ne frega di lui, cioè proprio non gli interessa più niente, lo lascia via e noi non sappiamo più cosa succede a Gandalf. E anche alla, non so se nel libro è così, ma anche la funzionalità della trama, secondo me il personaggio di Gandalf o c'era o non c'era, non cambiava molto. C'è una sequenza d'azione che riguarda lui che è spettacolare, però non mi bastano le sequenze d'azione se poi i personaggi io non mi ci medesimo, non me li caratterizzi bene. Buona è la prestazione di Orlando Bloom, Legolas, che nel libro non c'è, ma chi se ne frega, nel film funziona. E Peter Jackson ha un esperimento visivo, un piano sequenza molto, molto valido, molto interessante per quanto riguarda l'arrivo, l'entrata in scena di Orlando Bloom. Evangeline Lilly, la Kate di Lost, che interpreta Tauriel, è molto buona. Luke Evans, che fa Bart l'arciere, peccato che sia meno presente di quanto sperassi, invece, anche perché dopo tutta questa cosa che lui doveva fare solo Dio perdona con Refn e che ha rinunciato per fare Fast and Furious 6 e questo L'Hobbit, pensavo che ci fosse più Luke Evans, in questo film invece non c'era. Anche i nani sono ben caratterizzati tutti, quasi tutti. I personaggi comunque su per giù funzionano, tranne Gandalf, diciamo. È bravo Peter Jackson dal punto di vista tecnico, secondo me. È più bravo nella regia, secondo me, che nella sceneggiatura. La regia è molto immersiva, c'ha ancora campi larghi che sono visivamente spettacolari come nel primo, anche se meno incisivi. Fa delle inquadrature molto interessanti, anche inquadrature un po' storte, per rappresentare determinati momenti, e secondo me funzionano. Peccato che in alcune fasi del film Peter Jackson esageri col far sembrare tutto il film come se fosse un videogame, sì, perché in quelle circostanze sembra proprio un videogioco. Non voglio fraintendere, cioè non voglio dire che la regia sia brutta, i piani sequenza che utilizza sono molto interessanti, però alcune scene ci sono gli elementi comici che forse sono troppo esagerati. Non è questo il problema della regia, cioè gli elementi comici in generale sono esagerati e alcune volte risultano fuorvianti, che non è tanto per quanto riguarda il trattarli su Bilbo, il farli per Bilbo, perché lui è un personaggio che comunque ha una personalità, un carattere esuberante e pimpante, e quindi è normale. E per gli altri questa cosa non mi è piaciuta, ed è lì, in quel preciso istante, in una scena precisa durante la fuga dal Regno degli Elfi, ridi in quella scena, però tu ti rendi conto che, ok, io qui sto capendo che tu, Peter Jackson, mi stai facendo un film così, per farlo, cioè lo stai facendo per farlo, però non mi ti piace farlo, si vede che stai amando come lo dirigi, ami quei personaggi, però mi sto rendendo conto che è come se fosse una favoletta. Il libro dell'Hobbit è una favola, però non è epico, non mi rendi poco epico. C'è la scena di Smaug che è epica, c'è forse un po' l'intento di realizzare quella scena dalla fuga dal Regno degli Elfi, però in quella scena durante la fuga dal Regno degli Elfi ti rendi conto in quel preciso istante che Peter Jackson ha voluto rendere molto molto meno epico. Non è che la comicità è a livello stile Marvel, stile di Avengers, che è esageratissima e che lì ci sta, è molto meno incisiva, molto meno marcata, però c'è comunque. Per chiudere, 19 minuti di video ed è già sono tanti, però le cose si dovevano dire per far capire bene come la penso. Allora, per chi non l'avesse capito, io penso che L'Hobbit, la desolazione di Smaug, sia un film molto più potente per quanto riguarda l'aspetto delle scene d'azione del primo capitolo,
E per queste cose lo preferisco al primo, perché ci sono due sequenze, questa della fuga del Regno degli Elfi e quella di Smaug, che non puoi non amare, per la loro messa in scena, per il modo in cui Peter Jackson le gira, per gli esperimenti visivi, per i virtuosismi, per i piani di sequenza, per le scene d'azione, per le battute, per come c'è la CGI, tutto, non puoi non amare queste sequenze. Purtroppo la cosa che ho preferito di più per Un viaggio inaspettato rispetto alla Desolazione di Smaug è una meno genuinità nella trama. Non c'è anche una vasta gamma di elementi visivi, quei paesaggi, tu te li volevi mangiare di quanto erano belli nel Viaggio inaspettato. Qui purtroppo sembrano quasi trascurati, ci sono, però non sono così immersivi. L'HFR 3D purtroppo non aiuta, e qui secondo me l'HFR 3D non funziona tanto quanto potrebbe fare. È impossibile, ripeto, non rimanere affascinati dall'immensità di Smaug. Il film vale la pena di essere visto in 3D al cinema per Smaug, che personaggio è magnifico nella sua messa in scena e per tutto quello che riguarda. Non mi è piaciuto il finale è troppo vago, ti lascia un sacco di cose in sospeso, ma non è che come nel Signore degli Anelli che ti chiude momentaneamente il cerchio per poi comunque lasciarti una cosa aperta per poi finirtela nel terzo film. Qui è come se tu potessi ancora vedere il film per altre mezz'ora, per 40 minuti, però lui te lo chiude a un certo punto, te lo chiude con un finale che ti chiude e fa: che cosa è successo? Cioè, ok, ma l'hai chiuso? Ma non me l'aspettavo, assolutamente. E non mi è piaciuto il modo in cui l'ha messo in scena il finale, le situazioni che cadono nel finale. La scena finale, l'ultima, è bellissima. Io spero che Peter Jackson impari da qualche errore, dagli errori che ha fatto con questo secondo capitolo e anche con il primo, che non era perfetto, e che chiuda la trilogia in maniera ottima, in modo da poter promuovere, per quanto riguarda me ovviamente, questa trilogia a pieni voti. Secondo me La Desolazione di Smaug non è un film straordinario come tutti stanno dicendo, lo stanno facendo troppo, e non si può non rendersi conto degli errori di sceneggiatura che ci sono. Ripeto, è magnifico dal punto di vista visivo, tutto quello che volete, ma la sceneggiatura non funziona tanto. Sembra quasi, sì, ho notato veramente adesso per la prima volta che Peter Jackson sta avendo un pochino di fatica nel raccontare la trama, non tanto nelle sequenze d'azione che sono spettacolari. Basta, chiudo qua. Sotto contatti Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, recensione scritta, gruppi Facebook, tutto quello che volete. Vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.